Un Avellino coriaceo, grintoso e combattivo cala il tris di vittorie consecutive spugnando di misure al Sinigaglia di Como grazie ad un Eurogol su punizione di Nitriaschi. Funziona tutto alla perfezione nello scacchiere bianco-verde disegnato da Tesser, con i lupi galvanizzati dai recenti risultati e da un tifo incessante degli oltre incredibili 500 tifosi giunti da ogni parte d'Italia e anche dalla Svizzera. Parte meglio però il Como, che al secondo si affaccia in avanti con Benedicic, tiro dal limite che fa il solletico a Frattali. Due minuti dopo è la volta di Ghezzal, che sguscia D'Angelo e da posizione defilata spara in out. L'Avellino c'è e al sesto sfiora il vantaggio, cross al bacio di Gavazzi per Castaldo, che sotto misura colpisce col ginocchio, scuffa e blocca. Una ghiotta occasione per i lupi, che al decimo si vedono negare un rigore solare su Bastien, ma sia il signor Lapenna che la regia preferiscono sorvolare. Il Como si salva e al diciottesimo si fa pericoloso con Ebagua, che in aria si gira e tira, palla di poco a lato. Innocuo il tentativo di Benedicic, mentre l'Avellino risponde con Mokulu, che di testa raccoglie l'assist di Gavazzi e manda la sfera in out. Si chiude il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa passano due minuti e il Como si rende pericoloso su punizione con Bessa. La barriera devia di un soffio in corner, ma su punizione ci pensa lo specialista Nitriaschi, che dalla parte opposta fa decisamente meglio al settimo, quando da oltre 25 metri scaglia un siluro micidiale che buca Scuffet. Un destro pazzesco, un Eurogol che merita più di un replay. Solo applausi per Nitriaschi, che corre verso la curva erpina cercando il calore dei tifosi. L'Avellino potrebbe chiudere i conti al 14esimo, quando Nica viene sgambettato in aria da Cassetti, ma anche qui la regia sorvola e Lapenna estrae il rosso per proteste a Soumaré in panchina. Il Como reagisce al 17esimo sul cross di Bessa e Bagua sotto misura colpisce a botta sicura, trovando il miracolo di Frattali col ginocchio. L'estremo difensore erpino diventa protagonista e al 20esimo compie un altro prodigio sul tiro ravvicinato di Gans, colpo di reni di Frattali e salvataggio sulla linea. Tesser inserisce Trotta, che si fa subito apprezzare al 28esimo quando raccoglie di testa la punizione di Gavazzi, ma Scuffet gli nega la gioia del gol. Al 30esimo tocca invece a Castaldo, che dal limite stoppa e tira, palla di un soffio a lato. L'ultimo pericolo arriva al 39esimo quando Casasola cestina malamente una buona occasione. L'Avellino regge e può festeggiare meritatamente la vittoria, andando ad abbracciare i tifosi irpini. Gran balzo in classifica, ora martedì sera tutti al Partenio Lombardi contro l'Entella per una sfida dal sapore di playoff.